Decima giornata del campionato di seconda categoria, girone D ed è resa dei conti. Tra Toranese, prima forza del campionato, indiscussa al comando della classifica, e Albanova, grande compagine che ha perso un po' di punti nelle prime giornate, ma da qualche turno si è messa a correre. Tre vittorie consecutive per gli uomini di Mister Massacci. Sarà sicuramente una bellissima partita e i primi minuti non deludono le attese. Bellissimo lavoro lì di Giandomenico, mette al centro di concetto Sparalto. Settimo minuto, ancora avanti l'Albanova con uno stacco perentorio di Basile che finisce di poco alto. Occasionissima all'undicesimo per la Toranese. Viviani si ritrova a tu per tu con D'Annunzio, ma non lo castiga. Suo colpo di testa finisce alto. Traversa per l'ottolino di Giandomenico che fa partire un bolide dai 22 metri. È una guerra tra attaccanti. Viviani si gira benissimo e conclude al lato. È lo stesso Viviani al 18° che sblocca la gara. Una traversone della destra vede Migliori spizzare il pallone. Poi in qualche modo Viviani la mette dentro. Questo replay ci fa venire il dubbio che abbia potuto colpire la sfera con il braccio. Comunque Toranese in vantaggio. Pericoloso al 24° Tamburrini, bene in presa D'Annunzio. Inizia lo show di Pierre Armillei che salta due uomini sulla sinistra, mette al centro un pallone che è facile presa di Marroni. Il capolavoro però arriva alla mezz'ora. Pierre Armillei fa tutto da solo, parte dalla tre quarti campo, salta un slalom, un paio di avversari, poi danza sulle punte, prendendo sul tempo sia il difensore Cialini che l'estremo della Toranese Marroni. 1-1, bellissimo gol dell'attaccante biancazzurro. Occasione subito per riportarsi in vantaggio, ce l'ha ancora Viviani, temporeggia troppo, rientra bene e lo ferma Ginoble. La Toranese nel finale di primo tempo spinge. Qui Cosenza mette una bella palla, ci mette una pezza D'Annunzio, poi libera la retroguardia ospite. Ultimi sussulti della prima frazione, non potevano che arrivare dal solito Pierre Armillei, prima con una bomba da 25 metri, poi con un colpo di testa che finisce al lato, alla sinistra dell'ottimo e attento Marroni. Ancora Armillei, sguscia sulla sinistra, mette al centro, libera la difesa avversaria. Nel secondo tempo inizia bene l'Albanova, ancora Armillei, si distende in angolo Marroni. Adesso però cresce di tanto la squadra di casa, prima con una buona azione di Cosenza, poi colpo di testa di Santoni salvato sulla linea da Armillei, dall'altra parte di Giandomenico, ben neutralizzato da Cialini, occasionissima per la Toranese con Cosenza che si ritrova a tu per tu con D'Annunzio. Perde l'occasione, bomba dai 30 metri di sinistro di Tamburrini che sibila la destra di D'Annunzio, proteste dei locali per un presunto contatto Basile. Tamburrini, l'arbitro lascia correre. Massimo sforzo ora per i padroni di casa. Pregevole giocata di Cosenza. D'Annunzio non trattiene. Arriva Santoni e Basile. Salva tutto con un doppio intervento aereo miracoloso. Ancora Toranese avanti. Palla millimetrica di Tamburrini per Santoni. E probabilmente qui c'erano gli estremi per il calcio di rigore. Arriva in ritardo D'Annunzio e lo travolge a palla lontana. Espulsione per Matteo Ucci dell'Albanova, l'arbitro lo ritiene responsabile di un fallo da rosso diretto. A questo punto la Toranese ha pochi minuti e subito con la superiorità numerica castiga l'Albanova, palla in profondità sulla linea del fuorigioco, scatta Viviani che punisce D'Annunzio e porta la Toranese sul 2-1. Entusiasmo alle stelle per il pubblico di casa, gioia meritata per il bomber Viviani, alla sua doppietta personale. Albanova in 9 uomini nel finale, è davvero stoica la prestazione dei ragazzi adriatici. 3 minuti di recupero, provano in tutti i modi a centrare un pareggio insperato, ma l'arbitro fischia la fine. 3 punti vanno alla Toranese. 8 vittorie, un pareggio. Il cammino è da sogno per i ragazzi di Mister Pennesi, che guidano ancora sempre di più la classifica del campionato.
Appena terminato il match clou di questa giornata di seconda categoria Girone D, si affrontavano Toranese e Albanova. Abbiamo visto le immagini, la partita è stata bellissima, molto avvincente, la spuntata alla capolista, non a caso avete fatto un cammino splendido e oggi altra vittoria sofferta perché l'avversario era davvero importante. Ringraziamo il presidente Antonio Iachini della Toranese. Presidente, questa partita, questa squadra quest'anno vi regala gioie su gioie, anche oggi bellissima partita. Sì, gran bella partita, combattuta contro un grande avversario che sapevamo, nel primo tempo partita molto combattuta, non eravamo nella formazione migliore, avevamo 3-4 infortunati, però la partita è stata cominciata bene, presa bene da parte del mister, che ringrazio, che si sta comportando molto bene. I giocatori rispondono in un modo ottimale quest'anno, si impegnano e alla fine è arrivata questa vittoria, secondo me meritata, perché la partita l'abbiamo fatta noi, loro sono ben organizzati e per me arrivano una buona classifica sicuramente. E ringrazio i giocatori e la società che mi ha dato quest'anno questa opportunità. Io l'ho presa al volo perché di carattere mi piace stare in mezzo al calcio. Toranese Doc. Toranese Doc, seguo da sempre la squadra. E tre anni, sono entrato in società da 3 anni come dirigente, vicepresidente, quest'anno presidente e poi il prossimo anno. Sì, non so se a inizio anno avevate immaginato di trovarvi in questa posizione di classifica dopo 10 giornate. No, non l'avevamo immaginato, però siccome è rimasto tutto il gruppo dell'anno scorso, abbiamo fatto 5 buoni acquisti e l'obiettivo era migliorare la posizione dell'anno scorso, 5° posto, e ci stiamo riuscendo. Certo, essere primi senza imbattuti è una grande soddisfazione per tutto il paese. Un pensiero, una dedica, presidente, per questa bellissima vittoria? Una dedica a tutta la società, ai giocatori e al mister, che ci stiamo comportando tutti quanti benissimo. Grazie presidente. Prego. Grazie. L'abbiamo rubato da sotto la doccia Matteo Ciccanti della Toranese. Grazie Matteo. Oggi altri 3 punti fondamentali per il vostro cammino. La strada è lunga, se continuiamo questo passo ogni partita, noi giochiamo ogni partita come una finale, se continuiamo così sarà dura per gli altri riprenderci, sì, però non dobbiamo mollare mai. Dove l'avete vinta oggi Matteo, secondo te la partita? Secondo me è stato il gruppo, non abbiamo mollato, sono stati tutti fondamentali, dal primo al 25esimo, 26esimo, tutti quelli che siamo. Sì, ora la concentrazione deve rimanere alta perché comunque siamo soltanto a 1/3 del campionato, se non mi pare, per cui dietro sono squadre molto attrezzate, molto agguerrite, non bisogna fare passi falsi. Sì, secondo me c'è sia la Virtus che l'Albanova, sono 2 squadroni, abbiamo visto oggi Albanova ci ha messo in grande difficoltà il primo tempo soprattutto, e secondo me non sbaglieranno un colpo. Sarà difficile restare sopra. Vabbè, sull'Albanova avete messo un buon margine, anche con la vittoria di oggi sono parecchi punti da recuperare, quindi diciamo il vantaggio ve lo state godendo tutto. Sì, sì, ma dobbiamo rimanere sempre con la testa sul campo, ci dobbiamo allenare bene, non si deve mollare mai, se no questi campionati sono difficili, abbiamo visto 2 giornate fa a Ponte Romano 1-1 contro l'ultima, però questo campionato è così, se non le prendi bene le partite poi vanno a finire male, le devi prendere tutte come una finale. Ultima cosa Matteo, una dedica, un pensiero per questi 3 punti a chi va? Una dedica a tutte le tifose che ci seguono, che ogni domenica non mollano mai, più di noi. Saranno contentissime. Grazie Matteo, torna sotto la doccia, grazie. Siamo con Ivo Nepa, dirigente dell'Albanova. Oggi l'Albanova è venuta a fare una grossa partita qui in casa della capolista toranese. Non sono arrivati punti, non so Ivo, come l'hai vista tu? Meritatamente oppure si può recriminare qualcosina? Diciamo che le 2 compagini hanno disputato il primo tempo un ottimo calcio. 2 squadre equilibrate, infatti è terminata sull'1-1, ma diciamo abbiamo visto un ottimo gioco che ha permesso sia alla squadra di casa che all'Albanova di esprimere sul campo le proprie potenzialità. Ottima occasione dall'inizio del primo tempo per l'Albanova, purtroppo una traversa ha negato il gol a Torino, e comunque altre 2 occasioni notevoli che sono sfuggite diciamo all'Albanova, che poteva magari dare una svolta diversa alla partita stessa. Comunque ottimo diciamo il risultato dell'1-1 al primo tempo.
Nel secondo tempo diciamo che tutte e due le squadre hanno continuato ad esprimere il meglio dei loro stessi. Peccato per un'espulsione da parte del nostro terzino che purtroppo l'arbitro ha boccato, come si dice, nel senso che senza, non aveva visto il fallo. Comunque anche se il giocatore aveva preso il piede dell'avversario non era l'espulsione. E nel giro di tre minuti ha tirato fuori un altro giocatore e ovviamente lì la squadra è andata in bambola. Purtroppo loro la superiorità sul campo poi ha dato modo di far vedere di più il gioco della squadra di casa. È ovvio che poi si va all'arrembaggio da parte nostra, però nulla abbiamo potuto perché comunque due giocatori in meno su un campo con la prima in classifica ovviamente non si poteva fare nient'altro. Sì, la Toranese ora è lontana, ma comunque il vostro campionato non cambia di una virgola perché bisogna fare punti per cercare di raggiungere le posizioni di vetta della classifica. Ah sì, il nostro obiettivo rimane sempre lo stesso, quello di arrivare perlomeno ai playoff, quindi stare sopra, fare un buon calcio, fare delle ottime partite e poi i risultati ovviamente sul campo sono fatti di episodi, purtroppo poi l'arbitro a volte ci mette la sua parte e purtroppo niente, questi sono i risultati che poi alla fine del 90esimo danno la legge, la giusta sconfitta e la giusta vittoria per la parte di tutte e due le squadre. Insomma.